Alla Community Music TV abbiamo l'onore di avere la violinista più famosa, più importante d'Italia, R. Ciao R. Ciao a tutti. R, beh, io l'ho conosciuta perché suonava con Teresa De Sio, con i Nidi d'Arac, con Donatella Rettore e poi in un'intervista fantastica che ti fece a Domenica In Pippo Baudo, dove tu presentasti un brano, Prima Donna, che rimane uno dei miei brani preferiti in assoluto. Ti ringrazio. Un brano meraviglioso. Allora, chi meglio di te, R? Sei l'esempio di una persona che è partita dalla Puglia con tanta voglia di arrivare, perché tu sapevi di avere le qualità. E con tenacia ce l'hai fatta e hai sfondato e sei diventata famosa. Quindi ai nostri ragazzi della Community Music TV, che cosa puoi dire? Cioè ad oggi, 2017, un ragazzo che crede di avere qualcosa da dire, ma è difficile in questo momento riuscire ad esprimersi nella maniera giusta nel panorama italiano attuale. Che cosa puoi consigliare a questi ragazzi? Beh, posso solo dire, secondo me, rimanere se stessi malgrado si voglia essere uguali agli altri. Secondo me rispetto agli anni 80 c'è una tendenza a essere molto simili l'uno all'altro. Questo da un lato ti rende abbastanza facile, ma da un certo punto di vista ti appiattisce. Perciò siate voi stessi veramente, magari sfidando anche le convenzioni, che oggi è veramente difficile. Tu per esempio, se dovessi cominciare adesso di nuovo, tu hai cominciato qualche anno fa e hai sfondato, ma se dovessi cominciare oggi, ricordati, quella che eri deve cominciare nel 2017, qual è il primo passo che faresti? Ovviamente essere molto social, ovviamente essere sensibile a tutto quello che è comunicazione, cosa che magari 20 anni fa, 15 anni fa non era. Ci puoi raccontare, se puoi, perché da giornalista non posso estorcerti troppo, che cosa stai facendo adesso, i tuoi progetti? Qui a Sanremo, praticamente domani, che sarà 20... Venerdì, accompagnerò col violino Peppe Voltarelli, che interpreterà Léo Ferré e Jacques Brel al Premio Tenco. Ok, e poi progetti tuoi si possono svelare qualcosa oppure no? Un disco internazionale, però aspettiamo novembre. Ok. E invece una selection, una compilation dance che uscirà in UK il 23 per la One More Lab, dove c'è un mio brano. Il progetto è Her NPM, perciò mi raccomando, cliccate e sentite la musica. Un bacio, ciao Milly, ciao Community Music TV da Her e da Chiara.